Pronto? Sì, qui Albergo delle Tre Rose. No? Guardi, l'albergo è al completo. Sì, anche per Natale e per Capodanno. Provi dopo. Dopo le 6. Grazie. Arrivederci. Dottore, l'ha cercato il signor questore. Novità? Abbiamo battuto Russ e Hume. Ah. Ma no, no, su quella carta, Sani. Su quella. Sì, commissario. Una segnalazione da via canonica. Il marsigliese è stato visto al bar dell'Oca. Ho mandato il brigadiere Lauricella con due agenti. È anche arrivata il referto del medico municipale sulla morte del commerciante Colombo. Il risultato dell'autopsia non lascia dubbi. Suicidio. No. No, suicidio, Sani. Incidente. Come? Ma lo dice anche il giornale. Che
il commerciante Colombo, vittima di un mortale incidente. Mentre il poveretto era intento a pulire una vecchia rivoltella, è partito casualmente un proiettile che lo ha colpito alla tempia destra. La morte è stata istantanea. Il commerciante Colombo è precipitato nella tromba della scala. Può mettere in dubbio quello che dice il giornale, forse? No. Bravo. L'espresso, dottore. Grazie. Hanno chiamato dall'ufficio del signor questore. Sì, mi cerca, lo so. Questa è per te, perché la danno a me? Grazie. Mia suocera. Ma si siede, Sani, perché resti in piedi? Grazie. Vede, Sani, dei giovani pieni di vita, entusiasti come lei, possono credere a una società ideale dove nessuno è stanco della vita, dove tutto funziona alla perfezione, come i treni, perfetto orario. Ma rimane l'uomo, questo sconosciuto, con le sue passioni, i suoi odi, i suoi complessi, con quelle che il dottor Freud di Vienna chiamava le profondità dell'inconscio. Come questa, per esempio. Che cos'è? Una lettera anonima. C'è un locale di Milano dove tutta la notte si gioca freneticamente. E non si gioca soltanto. Ognuna delle persone che lo frequenta o che vi abita ha in sé un segreto inconfondibile e si muove e agisce ordendo trame. Sembra vecchia letteratura, reminiscenze di cattivi romanzi. Solo una donna può aver scritto questa lettera. O un uomo di temperamento femminile. Ascolti il resto, faccia attenzione all'uso degli aggettivi e alle loro sfumature. Una coppia di degenerati e di intossicati abita l'albergo delle Tre Rose. Un terribile dramma vi sta maturando. La catastrofe è inevitabile, no? Una mente ipersensibile. Scoppierà mostruoso se la questura, vede, dal generale al particolare. La vita di parecchie persone è minacciata. Non posso dirvi di più per ora. Ma il diavolo sghignazza in ogni angolo di quella casa. Il diavolo sghignazza. Melodramma o tragedia? Forse uno scherzo. No, assolutamente no, Sani. Proprio perché la lettera è quasi comica. Anzi, faccia una cosa. Sì. Telefoni al commissariato Garibaldi. Chiami Bianchi. Io voglio sapere chi c'è e che cosa accade in quell'albergo. D'accordo. Vilfredo? Engel?
Quando è arrivata? Che gliene importa? Solo non sei cattiva. Non è da imbecilli sparigliare il sette. Proprio noi che siamo mazzieri. Si può ancora mangiare? Tutto quello che la signora desidera. Prego. Ma no, signor Dacomo, ma che fa? Mary Elton Vendramin. Straniera? Sì. Uffa, che ficcanaso. Sono andato all'albergo delle Tre Rose, un diritto. Sì, dottore. Ah, il telefono a casa, di Antonietta, che non so quando ritornerò. Quindi vada pure a lei. Bene. No, ma ecco, ecco, signor commissario, ce lo dico a lei, questi non mi lasciano, non ho fatto niente di male, sa. Ma, signor commissario, la Tamara fa sempre del bene, sa, ce lo dico io. Vincenzi, che prontezza. Oggi mi hai chiesto informazioni di questo albergo e stasera. Caro Bianchi, questa è la mia fortuna. Io me ne vado, di più non posso fare. E il dottore? Il dottor? Bonetti, Pietro Bonetti. Abita qui davanti. Me lo ha indicato la proprietaria dell'albergo. La prima cosa da fare è tirarlo giù e comporlo su un letto, ma io da solo non potevo farlo. E domani l'autopsia. Senza l'autopsia non possiamo formulare che delle ipotesi. Buonanotte. Dottore, scusi, sa, ma davvero non può dirci altro? Ma io non ho potuto far altro che constatare il decesso. È stato facile stabilire che era morto. Da una decina di ore, direi. Impossibile. Mette in dubbio le mie osservazioni professionali adesso. Ma insomma, che cosa vuole da me? Mi ha obbligata a uscire di casa, a venire qui, a salire fino all'ultimo piano per farmi trovare faccia a faccia, da solo, con un cadavere. Sì, ha ragione il dottore, scusi, dottore. Quello è un pianerottolo di passaggio. Se l'impiccato fosse rimasto appeso lì per tanto tempo, qualcuno se ne sarebbe accorto prima. Ma non è morto impiccato. È stato appeso dopo morto. E allora com'è morto? Ma ferite non ne presenta, almeno sembra. Io di più non posso dire. Va bene, grazie, dottore, scusi. Chiamate il medico municipale. Cronin. Chiama il medico municipale. Agli ordini, cavaliere. Io sono arrivato qui mezz'ora fa. Ho riunito lì nella sala da pranzo tutti quelli che ho trovato in albergo, tranne un cliente che ho lasciato là nella sala del biliardo. Ora le camere sono tutte vuote. Alcuni di quelli che erano venuti qua soltanto per giocare se la sono svignata appena è stato scoperto il morto. Ma la padrona li può rintracciare. Saliamo, ti porto a vedere il cadavere. Thank you.
Ti pareva? E chiedi il medico municipale e ti mandano un fotografo. Adesso lo mandano sempre. La sezione fotografia è stata istituita da poco e ne sono orgogliosi. Vedi? Ti hanno passato la corda intorno al collo, senza neppure fare il cappio. Anche una persona sola può averlo sollevato. Ma scusa, se era già morto, perché hanno fatto tutta questa fatica? Forse una patologica tendenza al dramma, alla messa in scena o un avvertimento. Sei informato chi abita in queste camere? In questa ci abita Carlo da Como. Appartiene ad una buona e antica famiglia milanese. Beh, visto che adesso ci sei tu, io, se non ti dispiace. Te ne vai come dottore, naturalmente. Ciao, Bianchi, io rimango qua. Tutta piuttosto maluccio, eh? L'antica famiglia milanese, in soffitta. Un fattore. Sembra autentico. Ultima testimonianza di una ricchezza forse sciupata, dilapidata. Benvenuto, dottore. Oh, salute De Vincenzi. Un'altra volta i delitti organizzatili ad un'ora più cristiana. E io stavo già dormendo. Oh, dottor, mi dispiace. Mettiamolo là, nella stanza del facchino. Adagiatelo qui sul letto, piano, Questa è la stanza di Wilfredo Engel. Ha un nome tedesco, ma è inglese. Strano. Credevo fosse la stanza di una donna. Forse si tratta di un uomo con un temperamento femminile. Ho un altro avvertimento. Ricorda la lettera. Il diavolo sghignazza in ogni angolo. Le 11:30. Ancora circa 6 ore al sorgere dell'alba. Io ho l'impressione che il diavolo abbia intenzione di divertirsi molto stanotte. Beh? Lo dicevo che era meglio se non venivo. Con questa lucina non posso fare niente. Cruni, porta al dottore la più forte lampada che trovi. Magari prendila dalla sala. Sì, signor commissario. Che c'è, sai? Torno subito, dottore. Spogliamolo, va? Insomma, è questo il modo di ricevere i clienti negli alberghi italiani? Lei è il proprietario? No, io sono soltanto un commissario di polizia. Io voglio sperare che il fatto che noi siamo inglesi non... Non si rassicuri, la politica non c'entra. Loro sono appena arrivati e hanno visto che qui è successo qualche cosa di straordinario. Sì. E quando è stato detto loro di rivolgersi ad un altro albergo... Hanno risposto che dovevano assolutamente alloggiare qui. Sì. Perché? Se non le dispiace, sono fatti nostri. Vogliono favorirmi i passaporti, per favore. Mr. George Flemington, avvocato. Mrs. Diana Flemington. Questi li tengo io. Si accomodano pure come meglio credono. Se vogliono alloggiare alle Tre Rose ho l'impressione che dovranno aspettare parecchio.
Vogliono scusarmi, ma poco fa in questo albergo è stato commesso un delitto. Sì, dovremo attendere a lungo. La prego almeno di farmi portare una bottiglia di whisky. Il gobbo è Stefano Barbi, quello che ha scoperto il cadavere. Perché è salito fin lassù? Se non sbaglio, la sua camera è da tutt'altra parte. Volevo... Non sarà mica un reato se sono salito. Volevo... Sì. Grazie. Signor Barbi, lei si aspettava di trovare un morto salendo al terzo piano. Ma cosa dice? Lei conosceva bene il giovane Lane? No, non bene. Anche perché non riusciva ancora ad esprimersi in italiano correttamente. Poi da qualche tempo non faceva che giocare. Si era fatto prendere dalla passione del gioco. Perdeva? Molto. Troppo. E da Londra non gli mandavano che poche decine di sterline al mese. Così mi aveva detto. Era un ragazzo ordinato, educato, sano. Si trovava per la prima volta lontano dalla famiglia. E quando... Vado avanti. L'altra notte perdette più di 1.000 sterline. E pagò? Il giorno dopo, con un assegno bancario. Domandò al creditore se si contentava della metà, ma quello gli disse che in Italia i debiti di gioco sono debiti d'onore. Imbecille! E a chi diede l'assegno? Signor Barbi, a chi diede l'assegno? Da Como. Ma scusi, cosa c'entra questo con l'assassinio? Lei mi interroghi sul delitto. Il resto non sono tenuto a dirglielo. Se no passo per pettegolo o per spia. E poi controlli le loro fedine penali. Imparerà molte cose. Potrò imparare, per esempio, che qui si riunisce una colta di intossicati, di degenerati. Non so cosa voglia dire. Lei sa che in questo albergo il diavolo sghignazza in ogni angolo. Parole. Ma torniamo a Douglas Lane. Come pensa che sia stato ucciso? Impiccato, diavolo, l'ho visto. Lei ha visto un cadavere penzolare da una corda. Ma il giovane Lang è stato ucciso prima. L'hanno appeso molto tempo dopo la sua morte. Oh, è orribile! È orribile! È orribile! È orribile, esatto. E adesso lei deve dire tutto quello che sa. Io non so niente! Io non so niente! Mi lascia andare, commissario, non so niente! Far del male a uno come me... Non so niente, commissario! Non so niente! Ehi, tu! Lo lasci! Niente! Io non so niente! Lo lasci! Non so niente! Non so niente! Ha un attacco isterico. Non si ricorda la lettera. Un carattere instabile, femminile. Sì? Buonasera, eccellenza. No. Sì, è qui. Glielo passo subito. Pronto. 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 Per fortuna è caduta la linea.
Please. Lei è americano, signor... Righetti Nicola. Al Righetti. Sì. Io sono cittadino degli Stati Uniti d'America. Di Chicago? No, quella è la città di Al Capone. Non tutti gli italoamericani sono di Chicago, come pensate qua. Io sono di New York. Bel colpo. Ci piace il biliardo, commissario? Una partitina? No, grazie. Buongiorno. Perché è venuto in Italia? Voglia di conoscere la patria. Io sono un italiano all'estero. Lei sa che cosa è successo in questo albergo? Sì, io veramente ho sentito correre, gridare, rovesciare tavoli, pentole, piatti forse. E lei che ha fatto? Io non mi sono mosso. Quando le cose non mi riguardano, io non mi mischio. Vede, mi sono fatto servire la cena qui. Non amo la compagnia, io. Quindi lei non sa niente dell'assassinio? E lei diceva che non ama il gioco. Ma lei sta giocando come me sfotte. Il cameriere mi ha già parlato di un suicidio. Comunque, guardi, io sono a posto. Stasera sono uscito verso le 8. La proprietaria dell'albergo mi ha visto. Sono andato in galleria, al Biffi. Può controllare, domandare al direttore, mi conoscono tutti là. Sono tornato verso le 10, 10:05. Mi sono fatto servire la cena e mi sono chiuso qua dentro. Lei è un buon giocatore. Ma no, ha visto, un colpo da schiaffo. No, voglio dire che non lascia niente al caso. Il suo alibi è molto circostanziato. I testimoni che occorrono. Potrebbe documentare con la stessa facilità le altre ore della giornata. Io questa mattina sono uscito prestissimo. E sono rimasto fuori tutto il giorno. No, no, no. Tranne una breve scappata verso l'ora di pranzo. Se vuole io le posso dire dove e con chi. Ma grazie, non occorre. Lei per caso conosce l'avvocato Flemington? Bravo, commissario. Per ultima, probabilmente, la domanda più insidiosa. Non ne ho mai conosciuti avvocati Flemington io. Lo hanno pugnalato. Un colpo al cuore. Ma prima devono averlo drogato. Drogato? Sei sicuro? Eh sì, la corda ha lasciato ecchimosi poco profonde. Sicché si può dedurre che appeso a quel modo ci è rimasto meno di un'ora. La morte quindi risalirebbe a quando? Bisognerebbe sapere dove è stato tenuto il cadavere fino al momento in cui lo hanno appeso. Se il luogo era molto riscaldato, la placidità secondaria che di solito si manifesta dopo 15-16 ore può essere apparsa prima, anche in metà tempo. Naturalmente l'hanno rivestito dopo averlo ucciso. Non c'è foro né sulla camicia né sulla giacca, niente sangue. Oh.
Ho interrogato le cameriere. Hanno portato il caffè a lei alle 8 di mattina. E a che ora hanno fatto la stanza? Alle 10, 10 e mezzo. Lane era in bagno, ma è rientrato quando loro stavano finendo. Quando hanno fatto la stanza hanno portato via anche la tazzina del caffè delle 8. Chi ha portato un altro caffè? Probabilmente il secondo caffè era drogato. Ma hanno lavato la tazzina. Chi può essere stato? La morte. La morte è entrata in questa stanza ieri. Esattamente a mezzogiorno e mezzo. Me l'ha fatta, cavaliere! Me l'ha fatta! Te la do io il gabinetto, vieni giù! Lascialo. Chi è lei? Giorgio Novarreno. Chiromante, negromante, mago, veggente. C'è ancora molto sangue qui dentro. Chieda pure lì, su quella poltrona. È la sua stanza questa, vero? Siede anche lei, appunto perché è mio ospite. Io non sono suo ospite. Io sono un poliziotto. E voglio sapere esattamente la sua professione. Ho avuto un'esistenza movimentata. Vengo dall'Oriente, da Adalia, davanti all'isola di Cipro. Sono stato fuochista sul Mar d'Azov, pescatore sul Mar Nero. Ho fatto il clown in un circo. Sono stato attore. Ora invece pratico arti divinatorie. L'aeromanzia, la dafnomanzia, la lampadomanzia, la lecanomanzia. Basta. Basta. Io voglio sapere da lei solo che cosa ha sentito accadere a mezzogiorno e mezzo nella camera accanto, la camera del delitto. A quell'ora ero in galleria. Sì, in galleria. Certamente qualcuno mi ha visto, ho comprato il giornale all'edicola. E dalla galleria come ha saputo che proprio in quel momento uccidevano lei, qui, nella stanza accanto? L'ho saputo. Lei afferma che io l'ho saputo. Lo ha detto lei, Novarreno. Le consiglio di non scherzare. È d'opera per i suoi spettacoli, questi. Se allude al frac e ai costumi, certamente, eccellenza. Ma ormai li indosso di rado. Da qualche tempo mi sono dato al commercio. Guardi pure. Giochi di società innocui per passare il tempo. L'arte della divinazione la esercito in privato, circoli ristretti, esclusivi. Lei conosceva bene il giovane Lang. Buongiorno e buonasera, come a tutti. E il suo assassino? Come ha detto? Chi lo sa? Se volessi, se mi concentrassi, forse riuscirei ad evocare la sua faccia. Invece, vedo una porta. All'inizio del corridoio, la scala continua. E sul pianerottolo dove hanno appeso il cadavere, è una porta che dà in un ripostiglio.
stufa ci doveva essere per riscaldare l'ambiente ed affrettare la flaccidità del cadavere. Lei questa stufa l'ha già vista in galleria, vero? No, lo so. Lei è un chiaroveggente, non si agiti. Resta avuto ragione lei. L'ora della morte può essere stata benissimo quella divinata da lei. Mezzogiorno e mezzo. Che c'è scritto? Pendeva di lì. Oscillava lento come l'impiccato del Vangelo. Faceva paura. Anche questa è chiaroveggenza, no, Arena? No, eccellenza. L'ho visto con gli occhi del corpo. Quando il gobbo è sceso urlando da basso, sono salito a vedere, io non ho paura. Ma del resto, non lo hanno appeso lì per mettere paura a me. E a chi, Noerena? Lo indovinerebbe anche un bambino. Chi, salendo fin quassù, avrebbe quasi sbattuto la faccia contro il cadavere se il gobbo non avesse scipato la messa in scena? Engel? O da Como? Quanta intuizione, signor Negromante. L'ora della morte, il sangue nel letto, la stufa. Bravo. La sua chiaroveggenza non le dice ora che i cadaveri all'alba saranno più di uno? No. Perché dovrei? Cosa glielo fa supporre? Legga lei stesso. Il primo, il più giovane, l'innocente. Non è un avvertimento, è la serie che comincia. È uno scherzo, vero? Quello che le chiedo io. Le sembra uno scherzo? Come ha saputo lei del delitto? Quali altri particolari sa? Parli! Gliel'ho detto. Sono un medium. Domani è domenica. Anzi, è già domenica. Come passerà la giornata, Sammy? Beh, se avremo finito qui, c'è la partita Ambrosiana-Lazio. Meazza contro Piola. È un bel gioco il football. Io la prima volta che sono stato a una partita è stato l'anno scorso. Mi è piaciuta. Queste improvvisi capovolgimenti di fronte, questi scontri sotto la porta. E poi l'imprevisto. Il gol arriva sempre imprevisto. Come un delitto. Ma sai una cosa, Sani? Non rinunci mai ai suoi vizi. Lei mi ha dato l'acqua minerale per non farmi bere il caffè. E mi è venuta una grande voglia di caffè. Mi scusi, cavaliere, c'è bisogno di lei giù. Eccomi qua. Che c'è di nuovo? Calma! Arriva il commissario! Calma! Arriva! Il commissario sta per favore! Che succede? Ci scusi, commissario, noi comprendiamo la gravità di quanto è accaduto, ma abbiamo sonno. Avete sonno? Mi hanno detto che certe volte giocate tutta la notte. Sì, un conto è stare in piedi per divertimento, un conto è... Vabbè, tornate pure nelle vostre camere. Oh, grazie. Un momento. Chi non è cliente dell'albergo, torni a casa e resti a disposizione. Abbiamo nominativi e indirizzi. Buonanotte, commissario, grazie. Grazie, commissario. Thank you.
essere sorvegliati a vista. Voi mettetevi di guardia ad ogni piano. Nessuno deve più uscire dalle camere. Nessuno deve più uscire dalle camere. La bambola. È accaduto qualcosa, signore? Ho tentato di farmi forza di resistere, ma... Sì, sono a sua disposizione, signora, si calmi. Commissario, lei ha parlato di un delitto. Mi potrebbe dire... Sì, ecco, chi... Chi... Si sieda, signora, si sieda. Un delitto orribile, signora. È stato ucciso un giovane, quasi un ragazzo. Chi era? Un inglese. Come si chiamava? Diana. Si tratta di Douglas Lane, vero? Conoscevo Douglas fino da quando era bambino. Mia moglie lo ha tenuto sulle ginocchia. Capisco. Commissario, il mio studio legale mi aveva affidato la missione di riportare subito a Londra il giovane Lane. Vorrei sapere come è morto. Pugnalata al cuore, dalla schiena. Non se n'è nemmeno accorto. La morte deve essere stata istantanea. E poi l'hanno appeso per il collo al soffitto dell'ultimo piano. Appeso all'ultimo piano? Oh, George, come laggiù, come allora? Sì, in alto, gli stessi particolari. Naturalmente, io aspetto che mi dicano quello che sanno. Siamo a sua disposizione. Naturalmente nei limiti che regolano la mia professione. Per prima cosa le posso dire che noi sappiamo chi è l'assassino. Chi è? Julius Schlesinger. Non è tra i clienti dell'albergo. E qui sta il punto, commissario. Io posso dirle chi era, non chi è adesso. Conosco i suoi precedenti, ma di persona non l'ho mai visto. E posso dirle che ora i primi a essere in pericolo siamo mia moglie e io. Perché? È una storia molto... molto vecchia che non posso raccontare perché non mi appartiene. Così, avvocato, io non posso fare niente. Mi dispiace. Sono costretto ad appellarmi al segreto professionale. Comunque, se si sentono in pericolo, sappiano che la polizia sorveglia tutte le porte. Julius Schlesinger non aveva bisogno di porte per commettere i suoi delitti. Una banda di stranieri degenerati che vengono a regolare i loro sporchi affari a casa nostra. Io, commissario, li porterei tutti alla centrale.
Una bella notte sotto il torchio e vedrebbe. È un'idea. Vuol favorire, dottore? Grazie. Vede, Sani, la trama di questo delitto non è d'ordinaria amministrazione. Non ci sono maglie che possono saltare, non ci sono informatori, nessun probabile delatore. Se noi ora li arrestassimo, domani mattina li dovremmo rilasciare. Tutto ricomincerebbe da capo. Eredio ammirato nei saloni, per le strane dimensioni, credeva l'uomo più elegante, più galante nel suo dire. Sempre tutto quanto infomatato, ricercato nel vestire. Meglio lasciarli qui, nell'ambiente che si sono scelti. Sente? Alle 3:30 di notte. Bombolo. Ma non ho sete, io che mi dai? Non è... Fece un capitombolo, ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Per destinta talca di un canal, ma rimase a galla. Per i suoi piccoli piè, per il suo grande gile, lo chiamavano bombolo. E pensava, ahimè, mai cosa c'è sotto quel gile. Su, commissario, su, si lasci andare. Non è bello? Così, così. Oh, perché no? Questa musica è stupida, ma è divertente. Metti allegria. Mi eccito. Lei è Rosa Cartelli. Una volta. Ora mi chiamo Stella Essington. È più bello, no? E poi, con un nome così, posso permettermi tutto. Mettiamo un altro disco? Perché no? Però lei deve dirmi i nomi dei suoi fornitori. Lei è piena di droga. Cattivo. Lei è cattivo. Le hanno parlato male di me, vero? Mi odiano. Mi odiano perché sono invidiosi, ecco. Parli di Douglas Lane. Beh, aveva molta amicizia per me, commissario. Molta. Per me sola, fra tutte le donne dell'albergo. Pensi che... Aspettava solo di ereditare £1,000,000. E poi mi avrebbe portato con sé in Inghilterra. £1,000,000? E forse anche di più. Aspettava l'arrivo di un avvocato da Londra. E che altro le disse? Beh, commissario, non crederà mica che un uomo, quando è con me, perde il suo tempo a parlarmi dei suoi affari. Mi dispiace, non mi ha detto altro. Grazie. Lei mi è stata molto utile. Buonanotte.
quanto voglio resistere. Questa è la stanza di Pompeo Besesti, un pezzo grosso, direttore della Banca dei Metalli Puri. Un'alcova di lusso, al quale però il signor Besesti tiene poco. Se alle 4 di notte non è ancora rientrato. Una stanza aperta e questi qua sopra la portata di tutti. Ma è oro vero? È proprio vero. Cavaliere, non lascia in giro solo l'oro. Beh, quando rientra mi avverte, eh? Perché vuoi farmi bere il caffè? Non ho capito. Chi le ha dato quella bambola? È mia. Quella stufa, oltre al termosifone, è un po' troppo, no? Fa caldo. Io ho freddo. E ho visto una bambola uguale nella camera di un altro cliente, Wilfredo Engel. Lo conosce? L'ha comprata a Londra? Era di mio marito. L'aveva quando ci siamo sposati 6 anni fa. Forse fu proprio Nini, questa bambina di porcellana, a convincermi a sposarlo. Presupponeva qualche cosa di insospettabile in lui. Dei sentimenti. Mio marito era maggiore dell'esercito inglese in colonia, duro, per una lunga vita dura e avventurosa, ai margini dell'impero. E ora suo marito? È morto 2 settimane fa a Sydney. Aveva 74 anni. La prima volta che andò in colonia ne aveva meno di 20. Lei è italiana? Ha dei parenti qui a Milano? Fa freddo. Signora? No. No. La mia famiglia non vuole più avere rapporti con me. E allora perché è venuta a Milano? È proprio in questo albergo.
lettera di mio marito. L'ultima. My little Mary, non è necessario che tu pensi ancora a raggiungermi in Australia. Io sto per andarmene. E così scrivo all'avvocato Flemington, dandogli ogni istruzione necessaria a regolare le faccende dopo la mia morte. Egli inviterà te, come qualche altra persona legata più o meno al mio destino, a recarsi a Milano in un certo albergo che tu ben conosci. Lì saprai qual è la tua sorte. Voglio alludere alla sorte finanziaria che ti attende. In questi 6 anni che mi sei stata moglie, sei stata ai patti. E ho dovuto riconoscere in te grande virtù d'adattamento. Non meravigliarti del viaggio e delle persone che incontrerai a Milano. È necessario che tutto avvenga in quella città e in quell'albergo. Non voglio dirti altro. Del resto la vita è interessante soltanto per le sorprese che riserva, e quando conoscerai qualche particolare poco edificante della vita del vecchio Harry, di a te stessa che tutti gli uomini sono dei detestabili porci, che quando hanno ben bragolato si azzannano fra di loro. Harry Elton. Post scriptum. Devi portare con te, nel viaggio che farai, la bambola di porcellana. Suo marito era molto ricco. Sì. L'ho sposata per questo. Non ha letto. Fu un patto. E dove lo conobbe? A New York. New York? Che c'è andata a fare a New York lei? Cantavo in un musical. L'ultima speranza delle mie ambizioni giovanili. Ma fu un fiasco. E fu lì che conobbe anche Julius Lessinger. No. Risponda. Perché questo nome la terrorizza? No. Che cos'è, un gangster, un assassino? Non lo so. Lo conosce? No. Lei mente? No, io conosco la sua fama. È una fama atroce. Mio marito lo conosceva bene. Aveva paura di lui. Era l'unico uomo al mondo che il maggiore Elton temesse. E che altro può dirmi di lui? Qualche parola sfuggita a mio marito nel sonno, qualche ammissione, frammenti di un vecchio incubo nati all'epoca in cui Harry si arruolò per la prima volta in colonia. Solo frammenti. Un quadro è fatto di frammenti, di particolari. Immagini, sempre uguali, notte dopo notte, lago e riglie in Sudafrica, un lungo fiume giallo, coccodrilli mostruosi e diamanti, una fortuna in diamanti, paura. Poi il carattere duro di mio marito riprendeva il sopravvento. Lui si difendeva col sarcasmo. Negava tutto. E Julius Lessinger? Non lo so. A quell'epoca Harry
Comandava una batteria leggera. Chi c'era con lui? Soldati, una cinquantina e due ufficiali. Dick Nolan e William Engel. Le ho detto che qui in albergo ci sono due clienti con quei nomi.